Sassuolo troppo forte per questo Pomigliano. A Sassuolo di grandi qualità sicuramente, un Sassuolo che ha fatto una partita importante, andava col palleggio, col fraseggio, con degli inserimenti nei tagli, cross tantissimi. Loro hanno fatto una partita perfetta, hanno meritato pienamente la vittoria. Noi abbiamo tenuto botta fino alla loro rete, però non possiamo rammaricarci di nulla perché comunque secondo me la squadra ha fatto un'ottima prestazione. Cospetto, ripeto, di una squadra che, non l'ho detto già in precedenza, non si trova tra le prime cinque per puro caso. Adesso arriva questa sosta per riordinare idee, recuperare qualche infortunata, qualcuna non al meglio, per poi giocarsi la delicatissima sfida con il Como. Sì, ma adesso teniamo questa settimana di riposo che è per la festività di Pasqua e poi ripartiamo col Como in casa. Si riparte in maniera molto tranquilla con gli allenamenti, con il lavoro, con l'entusiasmo che abbiamo sempre avuto, perché sappiamo che noi facciamo uscire delle partite importanti quando abbiamo veramente l'urgenza di ottenere un qualcosa. Ma al di là di tutto dobbiamo stare solo ed esclusivamente tranquilli perché, ripeto, le ragazze hanno fatto veramente un'ottima partita. Nessuno ha da dire nulla, se non fare i complimenti al Sassuolo per la prestazione. Adesso testa prima alle feste di Pasquali e poi testa al Como alla ripresa, che sarà la partita più importante che giocheremo. Una parentesi dedicata a Bragonzi, tanti minuti di calcio giocato finalmente. Sì, ha fatto benissimo. Asia non giocava da un po' di tempo, ha giocato proprio qui dove era la sua ultima squadra, ha fatto almeno 70 minuti di buon livello, protezione della palla, qualche situazione dove gli è stato creato, si è fatto procurare dei falli, quindi ha fatto un'ottima prestazione. Deve continuare su questo livello per giocare le prossime 6 partite, per tornare quella che era qualche anno fa, dove era uno degli attaccanti più promettenti di tutta la Serie A.